Allora, il titolo della conferenza è Vulcan's Flame of Power, ideologia e egemonia culturale della rappresentazione scritta. Ho sbagliato anche a scrivere. Vulcan's Flame of Power è una, come si dice, un disco dei Pantera, ma anche una citazione del film L'Esorcista, che appunto è ripreso dalla... E mi sembrava divertente mettere assieme Pantera, Esorcista e Gramsci. Così come... E... Allora, ho deciso di partire con una cosa un po' scomoda, un po' controcorrente, di iniziare tutte le volte che parlo in pubblico enunciando una serie di principi generali, in particolare citando la Costituzione, quella che avrebbe dovuto essere il trattato che adotta la Costituzione per l'Europa, dato che poi non è stato ratificato da due paesi, guarda caso l'Olanda e la Francia, che sono i paesi dove vivono Tommaso e Silvio. Però che secondo me conteneva alcune cose interessanti in termini soprattutto di principi generali a cui si è detto no, in particolare appunto sul rispetto agli interi umani, la libertà, la democrazia, eccetera eccetera, così come intende avanzare sulla via del progresso, la prevenimento dei suoi abitanti, compresi più deboli e bisognosi, che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale. No, quindi un'altra cosa interessante è tratta dal First Thing First Manifesto, in particolare quando si riferiscono al fatto di lavorare su forme più utili e durevoli di comunicazione. E poi una sintesi, che lo scopo della comunicazione è quello di perseguire diversi campi attraverso diversi metodi e modalità espressivi, l'obiettivo di fornire strumenti che contribuiscono a favorire l'accesso delle persone alla conoscenza e garantire la fruizione della sua lavorazione critica. Quindi questo è un po' il punto di partenza di tutto il discorso. Quindi educare, promuovere l'accesso alla conoscenza, assicurare il suo uso a tutti, promuovere il pensiero a tutti. Un altro aspetto è una brevissima riflessione sui termini di comunicazione e informazione, con cui ovviamente parto da cose molto banali rispetto alla conferenza di prima, cioè le più basic, però secondo me è importante partire dalle cose iniziali. La comunicazione, una delle varie radici è quella di communis, cioè dovere comune, e questo ribalta tutta una serie di presupposti comunemente legati alla comunicazione. L'informazione viene appunto il significato originale era proprio quello di dare forma, e quindi anche in questo caso ribalta il pensiero che l'informazione sia qualcosa che sta prima separata a priori, diversa dalla forma che acquisisce, ma la forma è diciamo così il contenuto, sono di cose, invece in realtà nell'origine la parola forma racchiude appunto idea e forma, eidos e morphemes. E quindi comunicazione e informazione significa dovere comune, idea e forma, in sostanza. Questo è giusto per partire da alcuni presupposti. Poi partiamo da una serie di osservazioni molto semplici dalla realtà che mi circonda, appunto, nel caso specifico Urbino e Rimini, limitando esattamente a metà tra i due posti, un po' frequento uno, un po' frequento. E allora parto dal concetto di egemonia culturale, che appunto vuol dire comando, e dalla definizione che Gramsci dà nei quaderni del carcere, e dice la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale, cioè di organizzare l'egemonia culturale. Questa è l'unica definizione che può dare nei quaderni, poi ne parla altro. E volevo sottolineare una cosa interessantissima, che la città di Peronde e la città di Gramsci sono confinanti, sono vicine, si trovano nell'Albania centrale, più o meno vicino a Berat. Ma non è uno scherzo, cioè sul serio così.
mi piace pensare che i nostri antenati, aggiungendo dall'invasione turca, siano approdati in Sardegna, in Toscana e da lì tutto questo. E, guarda caso, posti connessi con l'allevamento delle pecore, infatti la lana che aveva a Prato era lana albanese e così via, insomma. Quindi ci sono tutta una serie di collegamenti. Fatto sta che quindi c'è questo collegamento e per sintetizzare, ovviamente qui l'abbiamo già visto in tutte le salse, comunque fondamentalmente orientare l'ingegneria culturale significa orientare i pensieri e gli stili di vita attraverso gli strumenti della comunicazione. E questo ovviamente non è un fatto intrinsecamente negativo, nel senso che ovviamente è una questione di punto di vista. Di fatto, quando Galileo scrive il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo in volgare anziché in latino, in qualche modo fa un pezzo di questo tipo, cioè in qualche modo cambia il gruppo di riferimento, parla di certe cose a persone che con una lingua diversa da quella scientifica del diritto che era il latino, e in qualche modo allarga il contesto della sua idea, della sua teoria, ma arriva a persone diverse e innesca un meccanismo culturale più profondo, cerca di innescare, poi diventa innescare. E questo lo fa anche con la rappresentazione di cui appunto conosceva svariate sfumature, quindi l'utilizzo dei disegni tipografici estremamente sintetici all'acquarello, a una serie di forme, di segni. Ad esempio, curiosamente, è uno dei primi ad usare il simbolo della freccia, per dire, nella scrittura. Quindi in qualche modo fa un'operazione, appunto, sicuramente che può essere prodotta con ciò che dicevo prima, ma anche un'operazione che è finalizzata a una forma di promozione dell'accesso alla conoscenza, eccetera, eccetera. E i leader culturali possono manipolare la comunicazione in modo che la propria visione diventi una visione collettiva. E la scrittura è una modalità di comunicazione, la scrittura esposta è particolarmente evidente, ha un particolare effetto nella società, comunque anche in un contesto dove non è diffuso l'alfabetismo, dove non c'è l'alfabetismo. Ad esempio, se prendiamo un oggetto tipo questo qui, l'arco di Costantino a Roma, oppure diciamo così, poi ci sono altri esempi, comunque è evidente che la funzione non è quella di servire a qualcosa di pratico, riparare dalla pioggia, eccetera, ma è quella di ostentare qualcosa, ostentare una capacità costruttiva, ostentare una presenza, come dire, in qualche modo lanciare un messaggio, un segnale che appunto Alessandro ha più in più situazioni. E stessa cosa, ad esempio, produrre un libro di questo tipo. Questa è la Bibbia della Bibbia Rovinate, che appunto un formato gigantesco con oro e blu, insomma, quindi i colori più preziosi, insomma, e così come altre manifestazioni, insomma, della scrittura. La Veblen diceva che fondamentalmente il consumo esibito di beni di valore è uno strumento per costruire un'onorabilità per il gentiluomo uomo agiato. La principale funzione del servitore è dimostrare la capacità economica del padrone. Questa cosa è esattamente ribaltabile in diverse forme di architettura, soprattutto nel mio caso, di scrittura ostentata, di scrittura evidente, di scrittura pubblica. Questo è un altro esempio, il Codex Purpureo. Chiaramente avere un libro fatto su pergamena di feto di agnello intriso nella porpora e scritto in oro, chiaramente non ha una funzione se non quella di manifestare una particolare possibilità di poterselo permettere, insomma. E quindi le cose, la scrittura in base alla funzione acquisisce differenti forme, in sostanza. Ad esempio, questa è la Veda Giustizia, che si trova a Perugia. Qui quella che si... una cosa importante è che in quell'epoca, in sostanza, il fitto della popolazione di Perugia era a parte attiva del governo della città. Questa è la copia, si trova più o meno dove si trova l'originale,
E la cosa significativa è che questa, vedete questa, qui si, si vede un po' male, che questa iscrizione, che è un'iscrizione in cui si faceva un accordo praticamente tra la borghesia urbana e la nobiltà sostanzialmente, si trovava, è una forma verticale, sostanzialmente si trova ad altezza occhio, non so come dire, si può leggere in sostanza. Significativa, questo testo è chiaramente concepito per essere letto, in sostanza, ha una forma, ha una composizione che lo porta a essere letto. E per chi insomma ne ha osservati, noterà che questo è una, insomma, una capitale, la capitale lombarda, insomma, una capitale di origine unciale, rielaborata, rimaneggiata in forma. Durante il Medioevo è diventata questa cosa qui, è una forma completamente diversa dalle capitali romane, quelle dell'arco di Costantino, in sostanza. Ha una forma più tondeggiante, riempie meglio lo spazio, una scrittura che è concepita per essere ben distribuita all'interno dello spazio, occupare poco spazio e essere fondamentalmente funzionale. E notate che un'altra forma di comunicazione che ha più o meno la stessa, come dire, una funzione, diciamo così, non troppo differente. Questa è, anche questa è una scritta che deve essere letta ed è, guarda caso, ha più o meno la stessa altezza, non so come dire. Secondo me è significativo che si sia trovata lì in quel posto con una dimensione analoga, con una forma chiaramente altro stile, però fondamentalmente la funzione è quella lì. E questo per dire che diversi gruppi sono coinvolti nella lotta per l'egemonia culturale e la forma della lettura è una di queste modalità che si può utilizzare. Questa è un'altra situazione brutta, avete visto la Life of Brian, e questa è un'altra situazione di palinsesto di forme di scrittura, dove appunto la scrittura si sovrappone alla, come dire, alla forma originale, che in realtà ha una funzione meno legata alla lettura, eccetera. E questo è un esempio che, se è curioso, si notavo ad Urbino, perché è rarissimo trovare insomma, tag o cose simili sui muri, un po' per la cattiva rispondenza del materiale, un po' come se fosse in qualche modo un luogo inappropriato, in sostanza. Quindi si riempiono tutti gli spazi possibili, i tubi, i pannelli, qualsiasi cosa, purché, cioè, purché non sia mattone, purché per qualche motivo non viene trascurato. Comunque, fondamentalmente c'è un continuo tentativo di sovrapporre comunicazioni, ci sono dei canali che... queste sono osservazioni. Un'altra... questa osservazione... alcune forme di scrittura sono invece disposte in orizzontale e tendenzialmente sono ad una certa distanza e in una posizione che è totalmente, come dire, non congeniale all'essere umano, sono in generale un'altezza di svariati metri. Questo è Pisa. Ci sono, adesso ho sbagliato a mettere le immagini, c'è mancava l'immagine, ma comunque fondamentalmente c'è una scheda disposta in orizzontale e ad una forte altezza. Fondamentalmente è una scheda, poi tra l'altro, se si va a leggere il contenuto, fortemente celebrativa, cioè questa scheda non ha la necessità di essere letta, ha necessità di dimostrare che è lì, sostanzialmente non ha la funzione primaria, non so, quindi, o quantomeno è secondaria rispetto alla funzione, che è quella di manifestare una potenza. In altri casi, ci sono casi invece in cui la scrittura è integrata perfettamente, questo è l'Otranto, è integrata perfettamente con l'architettura, le figure, prende forma in un insieme indistinguibile. Questo è Cimabue, insomma. Sono un'unica cosa, non c'è soluzione di continuità della scrittura. In qualche modo questa scrittura è
integrata nella, nel sistema sostanzialmente. Durante il Rinascimento avviene appunto un fortissimo cambio di prospettiva, appunto c'è l'intenzione della prospettiva, ma che non va presa in maniera isolata. Cioè, fondamentalmente la prospettiva è una modalità, diciamo così, di razionalizzazione della, della rappresentazione della visione. E questa cosa ha un suo corrispettivo in, nelle forme grafiche anche, su Spans. Questo è... perché in realtà sono l'emissario dell'impero. Questo è Panofsky. Panofsky dice appunto: l'impressione visiva soggettiva era stata razionalizzata a tal punto che poteva costituire il fondamento per la costruzione di un mondo empirico saldamente fondato e pure in senso pienamente moderno e finito. Questa era la prospettiva. E nelle iscrizioni rinascimentali si ritrova questa, questa, cioè non intendeva riprodurre esattamente le iscrizioni romane, ma volevano trovare una ratio per dare un fondamento matematico, fondamentalmente alla respirazione culturale della propria fazione, e vedremo poi quale. Questo ad esempio è Felice Feliciano, l'alfabeto romano. Se vedete, è una razionalizzazione, una ricostruzione a riga e compasso di quello che è l'iscrizione romana, ma ne perde completamente le proporzioni. Questo era la, si chiama il calco della colonna traiana. Quindi in realtà, così come si vede Luca Pacioli, cioè l'idea è quella di trovare, questa è la versione stampata per il Fabio, l'idea è quella proprio di trovare una ratio, una ratio, una ragione, una misura, un concetto che la rendesse la cosa misurabile. In qualche modo era quello, la, diciamo così, il programma, la narrazione, insomma. Però ex post, non a monte. Cioè, sì, non era procedurale la razza, era strutturale. No, no, era procedurale. Cioè, loro volevano che le lettere avessero... Cioè, e quindi ci vedevano quello che volevano loro, come la prospettiva, appunto, secondo Panofsky, è una sovrapposizione di un modello culturale, eccetera, alla visione del mondo. Cioè, non è che vedi così, cioè, nel senso, la visione è una cosa diversa dalla prospettiva, è una visione di io posso dare una misura matematica al mondo, e così lo fai con la prospettiva, lo fai anche con le lettere. Ovviamente questa cosa porta delle lettere storte, insomma, non so come dire, non realmente efficaci, tanto che cresci pochi anni dopo, quando poi finisce questo, questo processo, diciamo così, di affermazione di quel modello culturale, dice in detti corpi: il compasso poco niente giova, bisogna fare come i pittori che dipingono copiando, e il compasso lo usi per prendere la misura principale, e infatti lui arriva ad una forma molto più evoluta e molto più simile. Ma non era lo scopo nel Rinascimento riprodurre questo, come invece lo era per crescita, una visione diversa, insomma. In qualche modo c'era un programma di un gruppo egemone che cercava di imporre, poi cioè, riuscito in sostanza, la propria visione culturale in maniera più o meno organizzata. In casi molto specifici, questo è un altro esempio di una scritta molto più tarda, settecentesca, in cui la lezione di Cresce assorbita invece è dimenticata la lezione geometrizzante. In alcuni casi il programma è evidentemente esplicito ed evidentemente guidato dall'alto. In qualche modo nel Rinascimento si afferma una forma politica legata alla, sapete tutti, insomma, la signoria si riafferma sui modelli comunali, e i signori in qualche modo, alcuni signori in particolare, quelli un pochino più raffinati, più connessi con forme di espressione artistica, culturale, eccetera, eccetera, trasformano questa cosa anche in un programma architettonico e visivo, cioè in sostanza si fanno una comunicazione, propaganda, molto semplicemente. Punto della personalità vera e propria, nel senso, io prendo i due casi, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico da Montefeltro, che sono due casi assolutamente lampanti in questo. Ad esempio, Sigismondo Pandolfo Malatesta usa diciamo, una figura chiave nella sua comunicazione, Matteo De Pasti, e se si osservano le sue medaglie,
ma anche le iscrizioni che si trovano a Rimini, si riconosce uno stile grafico, in particolare l'uso dei caratteri sans serif. Come dire, questo è assolutamente significativo, cioè nel senso che non è così scontato, cioè questi caratteri, immaginate che si veniva da un contesto in cui i caratteri erano quelli che abbiamo visto prima. Questa forma fondamentalmente era obsoleta, dimenticata, era stata sommersa. In qualche modo in quell'epoca c'è una riscoperta delle forme romane, e in particolare per qualche motivo a Rimini, nella prima metà del XV secolo, tra la cavallo, insomma, cioè durante il dominio di Sigismondo, si afferma una forma che poi è in realtà la forma repubblicana delle capitali, quella senza le grazie. Questo è curioso, bisognerebbe indagare sul perché, ma fondamentalmente è evidente. Sarà stato l'influsso dei modelli greci, di Venezia, dell'Adriatico, eccetera, o qualche altro motivo, ma comunque si afferma questo modello in maniera piuttosto lampante. Quasi tutte le manifestazioni legate a Sigismondo sono il carattere sans serif, che vedete è un'altra medaglia, e anche il tempio malatestiano, che ha delle piccole grazie, ma sono in realtà quasi insignificanti rispetto a come in realtà sono le grazie nei caratteri latini in sostanza. E questo è il tempio che sta attorno all'iscrizione sul tempio malatestiano, giusto per dire l'autoreferenzialità del dovevamo costruirci una chiesa attorno. Ad esempio, questa, scherzi a parte, questo tempio è una è un esempio lampante, fondamentalmente non è una chiesa, è un mausoleo autocelebrativo di Sigismondo, quindi ha pochissime relazioni con il sacro, con la cultura cristiana, fondamentalmente un mausoleo autocelebrativo. In cui però sono, è pieno di iscrizioni, eccetera, e in cui si riconosce molto chiaramente questa forma. L'autore è un Battista Alberti, anche qui vedete la futura scelta. L'altro caso è Federico II III da Montefeltro, che ha detto la luce dell'Italia. Evidentemente il suo marketing è funzionato meglio, perché uno era il lupo e l'altro era la luce, quindi funzionava meglio. Inizialmente anche lui sceglie i caratteri sans serif, poi in realtà, se si vede andando avanti, la gran parte delle manifestazioni sono caratteri graziati. Anche qui bisogna indagare bene se per visti, cioè che le prime manifestazioni, le prime forme sono senza grazie, poi via via cambia la cosa, quindi bisogna indagare sul perché, se è stata un'evoluzione culturale, una obsolescenza di quelle forme sans serif, oppure bisognerebbe anche incrociare il dato con quelle che erano le sue relazioni politiche. No, evidentemente lui aveva una competizione con Sigismondo. Sì, però di emulazione. Però è anche noto che si facesse quella campagna che faceva Monge e Maponge, cioè un po' di qui, un po' di lì rispetto ad esempio al papato. Sì, che però diciamo così che il papato in qualche modo diciamo così, lui fondamentalmente aveva l'intenzione di affermare se stesso. Adesso faccio vedere alcuni dettagli che fanno capire. Ad esempio, questi sono unità di misura, si trovano nel palazzo comunale. Queste unità di misura sono fatte sono sempre del 500, sono fatte con un carattere di impostazione, cioè una capitale romana. E questo è un oggetto d'uso comune. È significativo che su un oggetto d'uso comune si sia arrivati a mettere una forma di scrittura che non era quella comunemente accettata e riconosciuta. Non so come dire, la scrittura comune era un'altra, era la Rotunda, la capitale delle capitali lombarde. Quindi fondamentalmente è evidente che lui ha messo dei segni forti, non so come dire, su quelli forti. Questo, vabbè, è un altro esempio, anche quello della Francesca scriveva in sanso.
Ecco, lui ha costellato un vino di iscrizioni di questo tipo, questo è sempre il palazzo ducale, ma le ha messe un po' ovunque, in particolare sul palazzo comunale che era preesistente. Cioè, ovviamente se tu scrivi sul palazzo comunale sull'entrata Felux, che è chiaro il messaggio, quell'istituzione qui è obsoleta rispetto al mio, cioè, al mio potere personale, insomma, in qualche modo viene superata da questa, cioè questo è un evidente segno di egemonia culturale, di tentativo di scavalcare le istituzioni comunali e quindi in qualche modo renderle obsolete. Questo è il suo studioolo, dove appunto ricorre a questa forma in un tentativo che poi ho riflettuto bene su questa cosa, a mio parere è un tentativo di imitare la forma delle capitali intrecciate che usavano i romani, ma con ancora qualche elemento medievale, quindi è venuto fuori un po' un pasticcio tra le due cose, ma in realtà secondo me c'è un tentativo di imitare le forme romane. Ci sono insomma diverse iscrizioni del primo secolo che presentano questo tipo di intreccio, non così fitto, non così ripetuto come è quello delle iscrizioni medievali, insomma. Comunque, la funzione principale della scrittura ostentata è quella di dimostrare le capacità del gruppo egemone di pagare, comandare e ispirare la verità. Tanto che questa ispirazione continua anche dopo la morte di Federico. Questa iscrizione è successiva alla morte di Federico, ma ne riprende il programma grafico. Scritture fortemente geometriche, impostazione romana anche della spaziatura, cioè nel senso questi spazi molto ampi sono non concepiti per un contesto di lettura, sono concepiti per un contesto, questo era uno spazio pubblico, era un cortile in cui cortile pubblico in cui la gente passava e doveva in qualche modo riconoscere l'autorità del duca in sostanza, anche da morto in sostanza, quindi ispirare in realtà anche in una fase successiva, questo è uno scorcio della situazione. È curioso, e questo ad esempio invece è il mausoleo, anche questo successivo è probabilmente oggetto di restauro, quindi non so quanto rispondente, però si riconosce la forma assolutamente geometrica presente nelle varie iscrizioni del mito. E volevo portare l'accento su questo segno particolare, questa specie di prognatismo nella G, che ricorre su altri palazzi di Urbino, che si vede un po' poco, come forma di qualche modo emulazione tra pari, o quasi pari, oppure anche ricorre nei graffiti murari che si trovano sui muri del palazzo ducale, e si notano molte scritte che hanno la stessa impostazione grafica, vedete questi spazi molto ampi, poi scritti da tedeschi o svizzeri, comunque gente che normalmente usava la scrittura gotica sostanzialmente, fratto insomma, per scrivere a imitazione di quello che vedevano esposto in sostanza. In particolare riprendo che è evidente la ripresa del modello della G, in qualche modo uno voleva fare un pochino il piccolo duca, non so come dire. E vabbè, qui ci sono altri esempi insomma di calligrafia d'altro tipo riprodotti su questi muri, fino a epoche molto successive, eccetera. Ecco, una cosa che stavo analizzando di varie iscrizioni è la combinazione distanza e disposizione verticale e orizzontale. Stavo facendo una serie di... questa cosa viene in qualche modo accennata da Petrucci, della scrittura e della rappresentazione, che non è stampato colpevolmente da 30 anni almeno. Te lo scrivi di diritti? Spero di sì, dovrebbe ristampato. Comunque, la cosa interessante è che lui proponeva questa cosa. In effetti, andando a misurare le varie iscrizioni, la distanza e la posizione, effettivamente si può riscontrare una misurazione più precisa, sto cercando di farla, in alcune città campione, per vedere se c'è effettivamente una correlazione tra la funzione della scrittura, quello che viene scritto e la sua forma, la sua distanza e la sua disposizione. È curioso notare come troviamo le stesse forme in un altro periodo della storia italiana, che è questo.
direi non accidentalmente, perché chiaramente il programma politico era molto simile, insomma, fondamentalmente una forma di dispotismo, di concentrazione della figura del signore e una serie di cortigiani che in qualche modo lo supportavano. E vabbè, in effetti diciamo così che la scelta è veramente affine, in sostanza, anche in qualche modo questa forma di carattere romano, ma al contempo geometrizzato, senza grazie, è piuttosto ricorrente, piuttosto presente, insomma. E spesso appunto in forme non concepite per una vera e propria lettura, ma come esibizione, appunto, di display, di esibizione di potere, in sostanza, come sfoggio del potere. E, curiosamente, però, questo è il carattere triennale, che è uno dei caratteri, diciamo così, che è realizzato in questa corrente, diciamo, visiva, che ha avuto, diciamo così, molto ruolo durante il trentennio, negli anni 30, e che ricorreva in luoghi praticamente sperduti in tutti i punti d'Italia. Questo è Fossato di Vico, questo è addirittura Serum Carina, che ha la scuola elementare, la descrizione è una sorta di triennale. Questo vuol dire che se una cosa arriva a Serum Carina vuol dire che è comunque. Io abito a Serum Carina. però per dirvi, proprio un posticino sperduto tra le colline, insomma. E cosa interessante, sto conducendo un piccolo studio su un campione di città, in particolare Ravenna, Monbaroccio e il cimitero di Baggio a Milano, per avere tre scale di grandezza differenti, e risulta che il triennale, o una forma di imitazione del triennale, è il carattere più usato sulle lapidi funerarie tra gli anni 50 e gli anni 70. Cioè, ma è del tipo il 50%, no, non c'è quasi nessuna correlazione, anche ex partigiani. Non c'è nessuna, perché in qualche modo le forme si sono svuotate nella forma cimitero, nella stessa dimensione poi ridotta, il contesto cambiato, quindi in qualche modo non è la, c'è qualcosa di, che non è nella forma delle scritte, perché la forma può essere completamente ricontestualizzata e riformulata. Tu sei convinto che queste cose si possano ricontestualizzare? Sì, sì, diciamo così che non è che sono convinto, constato che in tre contesti diversi, in tre zone d'Italia completamente differenti, tra cui appunto Baggio, Ravenna e Monbaroccio, quindi contesti culturali dimensionali completamente differenti, si verifica la stessa cosa, magari per motivi banalmente economici. Gli stampi erano fatti con triennale con quell'altro, quale scelgo, tant'è che appunto i partigiani si ritrovano in iscrizione fatta in triennale, che è, cioè nel senso, apparentemente è una contraddizione. Se non mai faccio. Però nel senso, in qualche modo è come se, che, come se le forme fossero in qualche modo ricollocabili a seconda del contesto, che quindi diciamo così che probabilmente non c'è qualcosa di così intrinseco nelle forme, non è sufficiente una buona forma a fare una comunicazione, c'è qualcosa, probabilmente la dimensione, probabilmente il contesto, i materiali, la disposizione delle scritture, che però cambia. Sì. Io, diciamo così, quello che riporto, riporto cose che ho contato, misurato, eccetera, eccetera. Poi non ho, diciamo così, sufficienti condizioni per fare passi ulteriori, però constato che lo stesso esempio che si trova in molte iscrizioni ciste si trova poi totalmente decontestualizzato. Come? Magari era più facile incidere sul marmo. Probabilmente c'era una questione molto banale, potrebbe essere che ci fossero degli stampi e che se non potesse scegliere tra due o tre caratteri, questa cosa va verificata, insomma, perché poi ho trovato che marmisti facevano questo tipo di iscrizioni anche per insegne e cose simili, ho trovato diverse in giro, chiedendo, ah sì sì, ma me l'ha fatta il marmista, non ne sapevo niente, non sapevo che era la stessa cosa per fare le tombe, se l'avessi saputo.
Mi è successo una volta che stavo facendo, forse c'era anche Giuseppe, che facevo, portavo in giro gli studenti per fare una visita tra queste scritte, e di fronte allo studio di un ingegnere siamo fermati tutti a guardare questa scritta. È arrivato l'ingegnere che si è messo ad ascoltare, dice: ah, ma io non sapevo tutta questa roba, nel senso che non c'è nella scelta di chi probabilmente le forme in sé avulse dal contesto monumentale, probabilmente dimensionale e proporzionale, probabilmente non hanno quel valore intrinseco, non è detto, però insomma la presenza e la persistenza è evidente. Poi io non saprei dire perché. Ho visto una malazzata? Sì, in realtà questo fenomeno di cui parli, cioè della migrazione delle maestranze, anche in architettura è disegnato, cioè in architettura antica greca, sì. A un certo punto si nota che delle modanature, che in architettura greca templare erano molto importanti perché appunto simboleggiavano un certo tipo di politica, un certo tipo di contesto, a un certo punto migrano dall'area ciclanica in altre aree che hanno un panorama culturale completamente diverso, e questo viene detto come una proprio migrazione delle maestranze, nel senso che banalmente i muratori avevano il calco della modanatura, spostandosi per cercare lavoro portavano con sé questo simbolo, questo segno, che quindi poi veniva ricontestualizzato in aree che avevano magari tutto un altro tipo di architettura, però poi ritroviamo la stessa modalatura di... Quindi migrano, alle volte i segni migrano in maniera totalmente inconsapevole, perché appunto magari sono... chi porta con sé il segno non è consapevole di tutta la teoria che c'è dietro. Cioè, è consapevole di maniera latente, Sì, viene riportato, quindi in architettura accade. Qui a Bari avete degli esempi, ad esempio di molte iscrizioni sono... Qui fuori ce n'è una, del 600, che però è imitazione di iscrizioni più antiche, di forma bizantina. C'è una M con una forma strana, una specie di rettangolo. E quella era una forma greca che si vede a Venezia, a Bari, a Ancona, in tutte le zone dell'Adriatico. Cioè, ed è evidentemente legata alla connessione che questi luoghi avevano con l'Impero d'Oriente. Quindi, ovviamente, si prego. Può essere che l'associazione di queste forme a livello così inconscio non si identifica col fascismo, bensì semplicemente con l'idea più generica di modernità. Può essere, ma questa cosa è strana trovarla nelle lapidi di marmo con le scritte lutto, cioè non so come dire, in qualche modo questo non è un esempio di modernismo, cioè questa lapide, cioè nel senso, e tra l'altra cosa, questo di modernità, in realtà la scrittura senza grazia geometrica è quella più antica, e curiosamente nel Rinascimento quella scrittura veniva chiamata, quel grattare minuscolo veniva chiamato lettera antica, cioè lettera antica, e in contrasto con la lettera moderna che era quella che era il gotico, cioè il moderno era il gotico, la scrittura funzionale, quella che si scriveva facilmente perché è una scrittura più facile da gestire, più facile da realizzare, più facile da, più economica, più razionale da portare in forma calligrafica, era la lettera moderna, cioè la gotica rotonda. È curioso questo gioco, e oltretutto il fascismo gioca molto su questa abilità romano, moderno, antico, ritorno del... Come nazismo. Esatto, sì, chiaramente. Con forme grafiche ovviamente differenti, però sì, fondamentalmente quello. E ovviamente io non me la sento di trarre delle conclusioni, cioè nel senso, riporto quello che trovo, quello che conto, diciamo così. Tanto se notate questa H è girata testa in giù, quindi proprio non c'era nemmeno la cognizione chiara di quello che si stava facendo, la H è così, no, ma è per dire che proprio non c'era una cognizione di quello che si stava facendo, veramente è un calco, uno stampo, un oggetto che uno ha e a disposizione usa, insomma. Comunque diciamo così, è una... questo per te è...
No, volevo interrompere, sì, però mi importa a concludere, magari a schiamarmi, non che ci sia un totale, una totale forma di relativismo, o forse che l'unica verità assoluta è che non c'è la verità, quindi comunque rimani in un campo di vista. Ma oddio, forse potrebbe essere che ci sia un insieme delle due cose, ci sia una componente latente, culturale, una componente biologica, e che ci siano tante variabili, nel senso che la dimensione, ad esempio, di una scritta probabilmente è una variabile che influenza la percezione. Sì, la percezione, la comprensione, l'attribuzione di significato di una scritta più di altre cose, oppure che la ripetizione di determinate forme abbia un'influenza. Questo non lo so. Dico metodologico, questa che ti faccio una citazione di Canossi, che c'è Bondi che aveva scritto un libro che si chiama Icone Simboliche, dove parla di rimodificare il metodo iconografico di Giuseppe, dove lui parlava appunto di questo tipo, parlava del deformo, e che ne so, dei tipi di raffigurazioni con dei delfini che ci sono sulle fontane, diceva, c'è un tipo di studio che è quello che hanno i vecchi marrubiani che cercano simbologie arcane, poi lui dice in realtà c'è anche proprio un problema economico, materiale, eccetera, eccetera. C'è una somma probabilmente delle due cose. Esatto. Cioè c'è probabilmente sia un proprio, chiaramente poi il fascismo aveva evidentemente un programma grafico, perché per arrivare a Savonarina, o forse non vi dico, ci doveva arrivare. Però in questo caso qui direi che... In questo caso qui è probabilmente una contingenza. Di vario tipo inspiegabili. E curiosamente poi la cosa è interessante che alcune forme di carattere moderno, in sostanza con l'influenza della grafica tedesca sulla grafica italiana all'inizio degli anni 30, è evidente, la grafica tedesca che aveva quelle forme era una grafica di sinistra, la grafica italiana che aveva quelle forme era una grafica di destra. Quindi si esprimevano in modo molto molto simile, anche se in realtà i protagonisti ci sono delle figure che in realtà non erano di destra, però evidentemente in qualche modo erano inseriti in un contesto di regime totalitario. E va bene, niente, io ho finito.